Terzo ed ultimo giorno in Val d'Aosta per le piadine randagie. Oggi, dopo le sgalloppate dei giorni precedenti, ci aspetta una camminata sulla carta semplice. Vediamo. Siamo in Val di Rem e tenteremo di arrivare in questo rifugio, rifugio benevolo che tra l'altro non conosce nessuno, nel senso che sembra di andare veramente in piazza Rimini. Ma oggi è l'ultimo giorno, ci aspetterà il viaggio di ritorno e quindi abbiamo scelto questa meta in una vallata comunque che si preannuncia verde, ricca d'acqua e molto bella, quindi tutto in linea con le giornate precedenti. Tanto Massimo è già partito in modalità Forrest Gump. Marmotte! Questo sentiero presenta un aspetto positivo ed uno negativo. L'aspetto negativo è che può essere paragonato alla nostra semplice camminata nel Parco delle Foreste Casentinesi che porta alle cascate di Acqua Cheta. Quindi tanta gente, a volte ti devi fermare, è anche domenica oggi, e qui finiscono gli aspetti negativi. L'aspetto positivo è questo. Ma dove siamo? L'ultimo muretto ci ha messo a dura prova, ma oramai ci siamo. Il rifugio benevolo è 100 metri in alto rispetto a noi. Ultimi strappetti fanno la conta per chi va per primo, indice del livello di stanchezza. Ed eccoci arrivati al rifugio benevolo, dove per la prima volta in questi 3 giorni daremo vita a ciò per cui eravamo arrivati fin qua, ovvero un sano e meritato bivacco. Via, si riparte. Lasciamo il rifugio benevolo e ci incamminiamo verso la macchina, in questa bellissima vallata. Ed eccoci nuovamente in macchina, questa volta con una destinazione balneare. Si torna a casa, signor Massimo.
Guarda. Io direi che è da ripetere per due ragioni. La prima è che non abbiamo visto lo stambecco, la seconda è che dobbiamo rifare la foto davanti alla cascata. In effetti non siamo stati fortunati della scelta del nostro fotografo. Tre giorni, tre camminate, all'incirca facevamo i conti 40-45 km percorsi, ma soprattutto 2.500-3.000 metri di dislivello. Torniamo a casa da questa bellissima esperienza, consci che dovremo tornarci senza meno. Alla prossima, ciao!